È come se ci fosse un vuoto. Un pozzo. Se non fossi scivolato, mi sarei precipitato dentro. E nel fondo che cosa mi avrebbe atteso? Una caduta nella voragine? Che c'è? Chi siete? No, non dovete lasciarmi solo! Non mi lasciate morire in solitudine. Del cibo. Dell'acqua. Perché? Allora vogliono una prova. Se fossi precipitato, sarei stato giudicato colpevole. Mi hanno condannato non a una pena certa, ma alla prova della verità. Se riuscirò a superarla, sarò libero. Ah, mi gira la testa vorticosamente. Non posso più fermarla. Luci, colori, immagini. È un vortice che non si arresta più. Hanno messo qualcosa nell'acqua. Mi hanno portato in un'altra cella. Mi hanno legato su un asse di legno. Hanno liberato i miei occhi. Perché? Perché? Ecco, capisco. Ecco la prova che non potrò mai superare, il pendolo. Un pendolo che si muove. E ad ogni movimento si avvicina al mio corpo. Una mezzaluna di acciaio lucente. Affilata come un rasoio. Che fende l'aria, sibilando. Sempre più vicina. Devo riuscire a liberarmi. O la lama taglierà il mio corpo in due. Mi hanno punito per un delitto che non sono riusciti a provare. Allora hanno scelto la prova della verità. Non la sapranno mai la verità, mai. A volte si uccide per troppo amore. Non hanno osato giustiziarmi in piazza, davanti alla folla, davanti a Elizabeth. Oh, Elizabeth, il profumo del tuo corpo, i tuoi lunghi capelli. No, no, non voglio averti dentro di me mentre sto morendo. Voglio dimenticarti. Però non devo morire. Altrimenti condannano anche te. Devo riuscire a liberarmi da queste corde. I topi, i topi. Sembrano affamati. Possono essere la mia salvezza. Sì, sì, i topi sentiranno l'odore del cibo. Potranno mangiare le mie carni. Ma tagliare anche le corde. Ecco, ecco, vengono sopra di me. Devo restare immobile, altrimenti fuggiranno. Mordono le mie carni. Ma anche i lacci. Fermo, immobile. Ancora. Ancora. Così. Il pendolo. Sono salvo. Ho superato le due prove. Quella del pozzo e quella del pendolo, dimostrando la mia innocenza. La giustizia degli uomini ha dovuto assolvermi, avendo io superato la prova della verità.
Ma nel tempo esiste un'altra giustizia, ben più difficilmente ingannabile. Se avrò veramente peccato, se avrò veramente tradito, non pagherò più io, ma i miei discendenti. Se un giorno il pendolo riprenderà a vivere, a muoversi, questo significherà la mia colpevolezza. La fine della mia stirpe. La fine degli Asher. Ma come si può collegare il destino di un uomo, di un'intera famiglia, al muoversi lento di un pendolo? Tante cose ci sembrano impossibili. Noi ignoriamo i segreti destini ai quali siamo rivolti, i segreti di segni che riguardano le nostre figure di scarso peso. Siamo soltanto ingranaggi di un meccanismo che può rivivere dopo molti secoli. Pagare? Per un delitto avvenuto molti secoli prima. Sarebbe giusto tutto questo? Ognuno di noi, nel suo segreto, ha delitti inconfessati. Ho tentato di ucciderti. Sì. Ucciderti. Hai capito bene. Pochi mesi fa, una domenica, una delle tante nostre tristi, noiose domeniche, tu eri andato in giardino con il giornale. Avevi scelto il tuo solito angolo. Avevi vicino un tavolo di vimini dove era posata la tua bottiglia di whisky. Non puoi fare a meno del giornale, del giardino, del whisky, la domenica. Dopo pochi minuti ti sei addormentato. Il giornale è scivolato a terra. Mi sono avvicinata e sono rimasta a guardarti a lungo, senza che tu avvertissi la mia presenza. Ho capito in quel momento che qualunque cosa era possibile. Tu non eri niente. E non sarebbe stato un delitto distruggere il niente. Sono rientrata nella casa. Ho preso la tua rivoltella e sono tornata vicino a te che continuavi a dormire. Ti ho premuto la rivoltella contro la tempia, a lungo. Tu non ti sei svegliato. Non hai sentito il pericolo e neanche il freddo dell'acciaio. Hai continuato a dormire. Ho premuto il grilletto. Una, due volte. La rivoltella non ha sparato. Era scarica. Non avevo controllato se tu l'avevi caricata. Probabilmente ti eri dimenticato di farlo. Ho rimesso la rivoltella al suo posto e sono tornata in giardino a leggere il giornale che avevo abbandonato, aspettando che tu ti risvegliassi. Come al solito. Dopo un'ora di riposo, come al solito. Io l'ho compiuto un delitto. Uccidere è come stare dritti sull'orlo di un precipizio. Guardiamo nell'abisso. Siamo presi da malessere, da vertigine.
Il nostro primo impulso è di ritirarci dal pericolo. Inspiegabilmente restiamo. A grado, il nostro malessere, la vertigine, l'orrore sono sommersi nella nube di un sentimento indescrivibile. È un pensiero terribile, l'idea delle sensazioni che proveremmo durante il rovinoso precipitare in una caduta da una simile altezza. E questa caduta ora noi la desideriamo ardentemente. E poiché la nostra ragione ci distoglie con violenza dall'orlo del baratro, per questo appunto ci avviciniamo adesso ancor più impetuosamente. Indulgere, sia pure per un istante, a qualsiasi tentativo di pensare, significa perdersi inevitabilmente, poiché la riflessione ci spinge soltanto a trattenerci. E proprio perciò non possiamo trattenerci. Questo desiderio di precipitare nell'abisso deriva unicamente da quello che io chiamo lo spirito della perversità. Noi perpetriamo un'azione soltanto perché sappiamo che non dovremmo farla. Io sono una delle innumerevoli vittime del demone della perversità. Ho compiuto un delitto. Un delitto perfetto. Nemmeno l'ombra di un sospetto mi ha mai sfiorato. E sono diventato ricco ereditando i beni dell'uomo da me ucciso. Ma una gioia superiore ai vantaggi materiali mi è data dal sentimento di sicurezza che provo. Un piacere terribile che lentamente si sta trasformando in un pensiero che mi perseguita e mi tormenta. Come il ritornello di una canzone, sento continuamente affiorare dentro di me una frase. Sono salvo! A volte mi sorprendo a ripetere queste parole a voce alta, davanti a gente che mi guarda come se fossi impazzito. Ho sempre pensato che un giorno non avrei resistito al piacere di confessare la mia colpa. Il mio delitto. Al piacere di precipitare me stesso nella voragine aperta dalle mie stesse mani. E il momento è giunto. Sì, sono un assassino! Dovete punirmi perché ho ucciso! Ho ucciso. E nessuno ha mai sospettato il mio delitto. E la mia caduta sarà senza fine, perché il demone della perversità m'ha catturato e m'ha costretto a confessare. Cosa sarà di me? Quale sarà la mia pena? La pena che io sto perversamente cercando. Pronto, pronto. Sì, la sento, continui a parlare. Vogliamo sapere che cosa sta succedendo. Non trasmette, maledizione. Fate silenzio, silenzio! E la radio? No, niente, niente. Allora possiamo uscire. Perché la radio e la televisione tacciono? Sì. Sì, va bene, richiamerò tra un'ora.